pronto, prontissimo per la nuova stagione. Con la presentazione ufficiale al Bar Duomo, il Belluno ha virtualmente chiuso la preparazione estiva in vista del campionato di Serie D. Da martedì, infatti, si inizia a fare sul serio per preparare il primo impegno ufficiale. Il caos ai ripescaggi tra Serie B e Serie C ha fatto slittare la prima di campionato al 16 settembre, con i gironi che verranno composti giovedì 30 agosto. Ma se non altro, domenica prossima, i gialloblu esordiranno in Coppa Italia. Al Polisportivo sarà ospite nel primo turno la vincente di Trento San Georgen. Beh, già il fatto che si sa che si gioca il 2 settembre in Coppa Italia per noi è positivo, perché comunque da martedì cominciamo a parlare una partita ufficiale. Squadra giovane quella di quest'anno, anche se non manca l'esperienza del gruppo storico. Negli ultimi 5 campionati la squadra è sempre arrivata nelle prime 7 posizioni, raggiungendo tra l'altro ben 3 qualificazioni playoff. L'intenzione sarebbe quella di proseguire su questo trend. Ci saranno motivazioni a sufficienza? Vecchiato risponde così. La sfida è anche loro, la sfida è di questo ambiente, loro sono ragazzi intelligenti, sanno che non è che non conta niente quello che hai fatto, anzi conta molto quello che hai fatto, ma bisogna dare sempre di più. Oltre agli aspetti sportivi, di questi tempi è assai importante lavorare sul coinvolgimento dei tifosi. Si legge in quest'ottica quindi la nomina di Simone Soccal al ruolo di responsabile marketing. L'idea di fondo è quella di creare senso di appartenenza, di coinvolgere i tifosi, di fargli stare bene insieme a noi. Partiamo subito col discorso della campagna abbonamenti. Quest'anno abbiamo introdotto delle novità importanti, siamo in prevendita fino al 26 di agosto, stiamo studiando, ma è molto probabile che, vista lo slittamento dell'inizio del campionato a metà settembre, prorogheremo la prevendita addirittura fino al 9 settembre, lo comunicheremo comunque a breve. Abbiamo studiato degli abbonamenti ad hoc per il nostro, diciamo, tifo femminile e anche per i ragazzi nati dal 2000 al 2005.